amare questa città ed essere pronti a proteggerla e a fare scudo contro chi la denigra. Non significa chiudere gli occhi davanti a una realtà che purtroppo è ancora difficile e ancora molto amara e spesso qualche volta è anche penosa. L'inventario dei mali di questa città, lo sappiamo bene, ha per capofila quell'agglomerato di viltà, di pochezza umana che si fa sponda della violenza più infame. Sulla coscienza dei camorristi e dei loro affiliati si aggiunge il peso di gravare sulla vita dei poveri, i primi ad essere colpiti dalla crisi e i primi quindi anche a subire le scellerate imprese delle consorterie del crimine. Quanta violenza, quanta efferatezza, quanta crudeltà da parte di chi per illeciti interessi vuole dominare la scena e imporre la sua volontà nelle nostre città, nei nostri quartieri, perché dopo il giudizio di questa società arriverà, se non vi pentirete, anche il giudizio di Dio. Non possiamo vedere questa nostra città solo attraverso la lente deformata del male. Napoli è anche la città della vita buona del Vangelo, Napoli è anche scuola di fede, ma anche antica cattedra di vita sociale che fa perno sul valore civico del bene comune.